Molti saranno arrabbiati con me. Moltissimi saranno arrabbiati con me. Anzi, alcuni avranno cancellato l'amicizia con me. Alcuni mi avranno bloccato perché odiano i miei messaggi. Qualcuno si domanderà come mai porto gli occhiali, o come alcune volte porto gli occhiali, alcune volte non li porto. Io porto le lenti a contatto, ma di notte li tolgo e porto le lenti normale, perché altrimenti non ci vedrei. Io cerco di esternare il mio vissuto di oggi, il mio vissuto di oggi, che in questo vissuto di oggi non voglio menzionare nessuna persona, non voglio diffamare nessuna persona e non voglio mettere in cattiva nessuna persona. Perché se uno arriva ad uno stadio di una vita, penso che la propria colpa non la deve dare agli altri. La prima colpa è nostra. Se noi siamo in un stato che non ci piace, la prima colpa è nostra. Non possiamo dare una colpa a un'altra persona perché ci ha condizionato la vita, perché ci ha rovinato la vita, perché ci ha detto questo invece che l'altro. Non esiste. Noi siamo in questo stato. Cioè, qualsiasi persona si trova in uno status mentale, ma uno status anche di vita, brutto, in crisi, senza soldi, o come me, che devo ringraziare Dio, è un buonissimo e carissimo amico mio, che mi ha donato la sua stanza, altrimenti dormirei sotto i ponti e ne avrei il coraggio di dormire sotto i ponti. Tutto questo non è la colpa degli altri, non è colpa degli altri, è colpa delle nostre scelte. Noi abbiamo fatto delle scelte, noi abbiamo detto sì, noi abbiamo optato per delle opzioni, noi abbiamo diretto il nostro cammino verso una direzione e quindi, se oggi ci troviamo in questa situazione, non è colpa di nessun'altra persona. Non possiamo prendercela con nessuno. Perché è vero, le altre persone ci possono ingannare, le altre persone ci possono costringere, le altre persone ci possono in qualche modo infatuare, possono fare la qualunque, però quella direzione l'abbiamo presa noi. Siamo noi in primis ad aver preso quella direzione. Siamo noi ad
ad aver girato a destra invece che a sinistra, ad andare avanti, a dire sì, a dire no, a dire accetto, a dire sì, lo voglio, a dire tante cose. Noi in primis abbiamo accettato il nostro oggi. Quindi non ci colpano le persone dietro di noi, perché le persone dietro di noi hanno fatto il suo dovere, hanno, cioè, più che dovere, scusatemi, hanno espresso la loro personalità, hanno espresso la loro, hanno espresso i loro consigli, hanno espresso il loro modo di fare. Hanno espresso la loro personalità, però tutto ciò che queste persone o eventi particolari hanno condizionato la nostra vita, però hanno condizionato la nostra vita. Ma è sempre della nostra vita che stiamo parlando. Siamo sempre noi che ci siamo fatti condizionare di questa vita e siamo i responsabili della nostra vita. Se oggi noi ci troviamo in questa situazione, la qualsiasi situazione è solo e esclusivamente del singolo esemplare. Non c'è altro, non ci sono rimissioni di peccati, non so come spiegarvelo. Io in primis mi lamento della mia vita, io in primis in passato ho sbagliato, prendendomela con altre persone, in primis ho sbagliato selezionando e diffamando altre persone, però mi scuso con queste persone, però la verità è che ad aver sbagliato il tutto nella mia vita sono stato io. Sono stato io che 10, 20, 30, un anno, 2 anni, 3 anni, in tutto il percorso della mia vita, ogni giorno della tua vita, quando ti svegli ti vengono date diverse opzioni. Sei tu a scegliere l'opzione. Quell'opzione, se errata o sbagliata, non è colpa di quel momento. È colpa tua che hai scelto l'opzione errata. Non è colpa di chi ti propone l'opzione, ma sei tu ad aver scelto l'opzione errata. Io in primis posso dire tante cose, posso sfogarmi, posso dire la qualunque. Ne posso dire la qualunque, che sono chiuso in questa camera, che sono chiuso, che sono solo a parlare ad un telefono, perché mi è rimasta l'unica mia intermediario da poter comunicare. E secondo voi perché? Perché io in primis ho sbagliato, non posso dare la colpa. Io in primis ho sbagliato,
E adesso sono qui a dover comunicare a un telefono collegato a diverse persone che ringrazio che mi ascolteranno, però tutti dobbiamo capire una cosa. Nessuno ha colpa. Nessuno ha colpa. La colpa ce l'ha il diretto interessato. Il diretto interessato chi è? Chi? Io, per esempio, su questa cosa sono il diretto interessato. Quindi io ho sbagliato diverse cose sulla mia vita. Io ho sbagliato diverse scelte nella mia vita, io ho sbagliato diverse parole, diverse affermazioni, diverse, diciamo, svolte della mia vita, ma sono io il diretto interessato ad aver sbagliato. Non è mai colpa degli altri. Perché se io me ne sono andato in un prato infangato e tornando a casa c'è il fango per terra, non me la posso prendere con il giardino, con la pioggia, con il fango. Perché il fango in casa l'ha portato il diretto interessato. Io quindi ne ho colpa, in primis. Quindi concludo questo discorso dicendo che tutte le mie discorsi, tutti i miei commenti, tutte le mie preghiere perché mi reputo un cristiano. Qui c'ho Dio davanti a me. Io molte volte mi sono veramente arrabbiato con Dio. Mi dispiace, molte volte ho avuto anche un impatto serio con Dio, perché io credo in Dio. E alcune volte veramente mi sono arrabbiato e mi dispiace di averlo pure insultato. E questo non si fa, perché lui non ne ha colpa. Lui non ne ha colpa, come la Madonnina, come tante altre cose. Se nella vita le cose ci vanno male, la vera colpa è nostra. Siamo noi i vettori della nostra vita. Se ci va male perché si vede che noi abbiamo sbagliato in qualcosa. Quindi, più che cercare la soluzione negli altri, più che cercare la soluzione in tutto quello che ci circonda, la soluzione la dobbiamo trovare in noi stessi, perché in noi stessi c'è la soluzione del problema. In noi stessi c'è la soluzione del problema. Non la dobbiamo cercare altrove. Se abbiamo un problema, il problema è nostro e in noi c'è la soluzione. Quindi non scarichiamo la colpa su nessuno, io in primis, e amiamoci, rispettiamoci, guardiamo di più la nostra salute, rispettiamoci, usiamo la testa e soprattutto non prendiamocela mai con nessuno.
mai con nessuno, perché ogni minima cosa, infatti, chiudo tutto, il 99,9% delle cose che succedono a noi, lo sapete di chi è la colpa? Il 99,9%. La colpa è nostra. Il 99,9% la colpa è nostra, perché non la sappiamo, l'abbiamo saputa gestire, non abbiamo dato la giusta risposta, non ci abbiamo saputo fare. Abbiamo fallito. Non possiamo prendercela con un altro, perché la colpa è solo nostra. Non possiamo prenderlo con gli altri. È solo, esclusivamente nostra. Una buona notte a tutti, vi auguro una buona settimana e spero che abbiate capito e spero soprattutto che io abbia capito. Perché è difficile capire. È difficile capire molte volte che molte cose dipendono da noi. E come c'è scritto quassù, non mollare mai. Più cado, più mi rialzerò. Ma mai non mollare mai. Buon proseguimento.